L'altro giorno ho guardato un film che ritengo dovrebbe guardare qualsiasi uomo, ok? La seconda volta che lo guardavo, il film appunto in questione è Fight Club. La prima volta che l'ho guardato, ovviamente, io almeno non ci ho capito un cazzo, ok? L'ho guardato penso 2 o 3 anni fa, l'ho riguardato la seconda volta e mi ha aperto il mondo, ok? Il concetto del film, se riesco a parlare, è legato proprio al titolo che ho messo, ovvero l'idea di vivere liberi. Quindi questo non è un video che ho programmato, non c'è una scaletta, non starò qua a spiegare il significato del film. Andatevelo a guardare, possibilmente guardatevelo 2, anche 3 volte. Io ho intenzione di riguardarmelo in questi giorni, perché ci sono tanti significati potenti in quel film. Però uno dei significati più interessanti che ho visto è proprio quello di vivere liberi. Lui parla appunto del fatto che le cose che abbiamo finiscono con il possederci, ok, avere il controllo su di noi, ma la stessa cosa anche le cose che desideriamo. E il concetto di vivere liberi si applica molto nel fatto quando lui parla di questa creazione del suo alter ego, ok? Per chi non avesse visto il film, semplicemente detto in parole povere, non starò come detto a spiegare, ma tutto il film, cioè questo spunta all'improvviso un altro protagonista, potremmo dire così, che si scopre poi sono la stessa persona, ok? Lui perché aveva creato questo suo alter ego, questa sua, non so neanche se alter ego è il termine corretto, comunque la versione che lui vorrebbe essere, ok? La persona come, il tipo di persona come lui vorrebbe comportarsi in quella maniera. E questa persona è una persona estremamente libera, che se ne frega del giudizio altrui, che è distaccata dalla società, dalle regole della società, dall'idea di avere successo. Perché molto spesso noi uomini, anche e soprattutto mi viene da dire chi è appassionato anche di crescita personale, chi punta molto al miglioramento, lo facciamo sì per noi stessi, ma abbiamo un attaccamento verso queste cose. Abbiamo un attaccamento al dire: quando avrò raggiunto questo risultato potrò sentirmi abbastanza. Quando avrò raggiunto la libertà finanziaria potrò sentirmi in questo determinato modo. Quando mi comprerò questa cosa, a quel punto sarò libero, ok? Quindi abbiamo costantemente questo attaccamento, questo bisogno di essere attaccati a queste cose, di raggiungere questi obiettivi, quando in realtà dovremmo essere liberi da queste cose. E questo è un concetto, tra l'altro, che io stesso ho ancora molta difficoltà a capire. Io ultimamente grazie a un mio mentore, mi sto avvicinando molto alla filosofia del Tao, del Tao, come si può pronunciare, del Taoismo. E c'è questo concetto che ne ho già parlato in un altro video, del lasciare andare. Okay. Troppo spesso noi abbiamo questo costante desiderio di voler avere il controllo su qualsiasi cosa. Ci diamo magari degli obiettivi e pretendiamo che le cose vadano in una certa maniera. Seguiamo la nostra giornata in una certa routine. Anche nel film lui inizia proprio dicendo quanto odia la sua vita, quanto vorrebbe che ogni volta che prende l'aereo, questo aereo si andasse a schiantare. Okay? Perché? Perché lui vive costantemente in una routine, fa una vita di cui non è soddisfatto. Io stesso adesso ho finito una chiamata con un ragazzo che ha un lavoro che fondamentalmente odia per tanti aspetti, però non riesce a cambiare. Questa non è la prima volta, io parlo con un sacco di gente che magari fa dei lavori che non amano, che potrebbero tranquillamente cambiare lavoro o cercare qualcos'altro, ma non lo fanno, ok? Che non sono soddisfatti della situazione in cui si trovano, magari con una propria relazione, magari con le ragazze, però non cambiano nulla. Perché io capisco che noi uomini possiamo essere, noi esseri umani possiamo essere abitudinari, ok? Ma è proprio dovete mettere in pratica uno sforzo consapevole di cambiare completamente le vostre abitudini, iniziare a fare l'opposto di quello che fate solitamente, di iniziare a mettere in pratica cose nuove, ok? E il concetto appunto di vivere liberi si applica anche molto a questo, al fatto di fare quello che volete fare quando lo volete fare. Questo non significa appunto cazzeggiare, stare tutto il giorno sui videogiochi o che cazzo ne so. Questo significa, certo, c'è il momento per essere disciplinati, c'è il momento di fare il lavoro e darsi da fare, ma c'è anche il momento di capire che troppo spesso noi facciamo le cose non perché vogliamo effettivamente farle noi, ma perché pensiamo che fare una determinata cosa ci farà apparire in una certa maniera. Ok? Pensate a quante volte voi avete lavorato così duramente a un obiettivo perché volevate che gli altri si rendessero conto di questo obiettivo, perché volevate che gli altri vedessero quanto voi siete perseveranti, ok? E
Ne ho parlato anche di questo ultimamente nel video Scegli i tuoi mentori. Il fatto che spesso seguendo certi tipi di mentori, certi tipi di anche influencer, quello che è, ci danno delle regole e ci mettono in testa delle idee, degli obiettivi che non sono i nostri obiettivi. Sono gli obiettivi loro, solo che noi li seguiamo, prendiamo tutta la lettera e di conseguenza non riusciamo a capire che quella è la loro visione, non è la nostra. Ok? Ma tornando un attimo al discorso del vivere liberi, pensate a quante cose magari non state facendo perché avete magari questa paura, perché avete un'idea di voi stessi, avete un'identità per voi stessi. Eh sì, io vorrei essere in grado di andare a parlare a quella ragazza, ma non posso perché io non sono fatto così. Ho parlato poi l'altro giorno con un mio amico che gli ho detto: guarda, io fortunatamente ho degli amici con cui mi sento giornalmente, o comunque questa persona qua è distante ora. Che fa, beh, non entro nel dettaglio, comunque distante, però ci sentiamo e c'è questo fattore di aiutarsi a vicenda, perché lui è un mio amico, io sono un suo amico, ci sentiamo anche per un'ora al telefono e parliamo, ci diamo una mano. A un certo punto lui mi ha detto: lo so, l'altro giorno però quando mi ha detto così mi ha fatto girare le palle, mi ha detto lui, gli avevo dato un consiglio, lui l'ha presa come un'offesa, e perché ha detto: perché io sono fatto così? Io ho detto: io capisco che tu sei fatto in una certa maniera, ma non puoi far sì che questo diventi un limite. Io non ti sto dicendo di cambiare. Questo è un concetto molto importante, il fatto di che sia importante cambiare, ma non importante cambiare per gli altri. È importante cambiare se certe cose non piacciono a noi. Okay. Se arrivasse adesso una persona e mi dicesse: no, Lallo, devi fare questi video, invece di fare video di questa persona devi metterti lì a fare video con Fortnite, giocando a Fortnite, giocando a GTA 5. No, non lo voglio fare, ok? Ma se arriva una persona e mi dice: io ti posso consigliare di fare questo tipo di video e di aggiungere questa cosa, allora sì, è sempre un cambiamento da entrambe le parti, però un cambiamento che magari mi fa bene a me ed effettivamente voglio anche fare, ok? Quindi io ho fatto questo discorso a questo mio amico e lui ha capito, ok? Dovete costantemente liberarvi da queste convinzioni che magari vi danno gli altri, ma vi date soprattutto voi stessi, ok? Io mi ricordo quando fino a qualche anno fa uscivo con un gruppo di amici e mi rendo conto che appunto ero un coglione, facevo il coglione, ero anche un clown simpatico, quello che volete, però non ero felice, poi arrivavo a casa e non ero contento di come mi ero comportato, non ero contento di quello che avevo fatto, non ero soddisfatto di me stesso, anzi, c'era quasi come dire: mi sembra di star facendo tutto questo perché semplicemente gli altri se lo aspettano da parte mia, ok? E sì, è sicuramente servito anche distaccarmi da queste persone, ma è servito soprattutto il cambiare la mia identità, cambiare il mio atteggiamento, il capire quello che veramente voglio, ok? Infatti, una parte mia preferita del film è quando lui dice: io sono tutto quello che tu vorresti essere, ma non puoi. Ok, perché lui questa persona qua, questo alter ego, era uno che assolutamente se ne sbatteva le palle, era un leader, uno che faceva quello che voleva quando lo voleva, ok? E tutti noi dovremmo puntare un po' ad avere questo potremmo dire alter ego, chiamatelo un po' come volete, questa nostra nuova immagine di noi stessi, ma non averla e semplicemente vederla lì e sognarla, non diventare quella versione di noi stessi, liberarci anche dai nostri desideri, perché ci sta che avete degli obiettivi. È giusto avere degli obiettivi, non dovete diventare schiavi di questi obiettivi. Ok? Io vedo un sacco di gente con cui, spesso clienti con cui parlo proprio direttamente, che magari iniziamo a lavorare, vogliono migliorare con le ragazze, vogliono creare un'abbondanza di ragazze nella propria vita, mi dicono, dato che sono appassionati di crescita personale, dicono: no, la mia giornata è questa, mi sveglio, vado al lavoro, magari hanno un lavoro dipendente, e poi il resto del tempo mi dedico alla mia, non ne so, al mio dropshipping, al mio Amazon FBA, che cazzo, al trading, ok? E ci sta che ti dedichi a queste cose. Io poi cerco di analizzare e dico: ma perché dedichi tutto questo tempo? Perché prima voglio raggiungere appunto la libertà finanziaria, prima voglio raggiungere questo, prima voglio raggiungere quell'altro. Io dico: ma questo tuo desiderio è un tuo desiderio o è un desiderio che qualcuno ti ha messo in testa? Il fatto che tu pensi di dover prima raggiungere la libertà finanziaria e poi potrai avere risultati con la ragazza, oppure potrai. È una tua convinzione o te l'ha messa qualcuno in testa? Molto spesso sono semplicemente delle convinzioni che qualcuno ci ha messo in testa. Molto spesso queste persone in realtà avrebbero risultati migliori in qualsiasi area della loro vita se semplicemente dicessero: ok, c'è un momento per lavorare, c'è un momento per magari dedicarmi anche a un qualcosa in più, come può essere in questo caso, ad esempio, il trading, ma c'è anche un momento per dedicarmi dell'altro.
Se invece voi siete schiavi di questa idea, come sono stato schiavo io, okay? Sono stato schiavo dell'idea di dover lavorare, di non dover uscire il weekend, di dover darsi costantemente da fare. Ci sono, come diceva Jim Rohn, ci sono le stagioni della vita, ci sono le stagioni in cui dovete seminare, quindi magari vi date più da fare, ci sono stagioni in cui potete raccogliere, ci sono stagioni in cui potete lavorare di meno. Io personalmente ora sono in una fase della mia vita in cui ho il momento per il mio lavoro, ho il momento per il mio canale, per la mia attività di coaching, ho il momento in cui faccio quello che cazzo voglio, ho il momento in cui esco di casa, magari prendo cura di me stesso in palestra, magari esco con una ragazza, magari esco con dei miei amici, ok? Magari esco e non faccio un cazzo, magari vado a farmi un giro in moto. Perché? Perché sono sempre stato intrappolato, come dicevo prima, a liberarsi, a rendersi liberi. Sono stato intrappolato a questa idea del devi costantemente lavorare, devi lavorare e darti da fare per raggiungere i tuoi obiettivi, non devi fare altro. Questa era una visione che io avevo in testa, convinzione che avevo in testa, e ho avuto difficoltà a rimuoverle, perché oramai erano profonde nella mia testa, e ancora oggi ho difficoltà. Ho parlato poi ieri con una persona, con un mio mentore, e gli ho detto, guarda, io l'altro giorno ho avuto non una crisi, ho avuto semplicemente delle emozioni contrastanti, perché ero lì che mi sembrava di essere pigro, mi sembrava di non star facendo niente di produttivo. Magari non stavo neanche facendo niente di produttivo, ma non c'è nulla di male in questo. Quindi sto cercando di liberarmi di certe convinzioni, ok? Questo non significa che io non lavori verso i miei obiettivi. Questo non significa che non dovete più darvi da fare, che dovete fare semplicemente quello che vi pare il resto del tempo, no. Significa che ci deve essere un equilibrio. Ok? Quindi liberarsi, il concetto di rendersi liberi, come ho detto, ha un casino di significati quel film. Io il consiglio posso dare, guardatelo 2 o 3 volte, perché anche di più magari. Io conto di riguardarlo domani probabilmente, perché ho visto veramente tanti concetti. Un altro concetto interessante è il concetto quando appunto stanno andando in macchina e a un certo punto lui dice smetti di cercare di avere il controllo su qualsiasi cosa, lascia andare. Ok, in inglese è molto più figo però, e la mia interpretazione non è al massimo, però il concetto di lasciare andare, di far sì che certe cose accadano, ok, certe cose succedano senza che noi mettiamo costantemente il nostro zampino. Quindi come ho detto, andate a vedere il film, guardatevi piuttosto, cercate di capire voi il significato che date al film, non andate a vedere le spiegazioni di qualcun altro, sì potete farlo ma secondo me non aiuta, cercate di emulare Fight Club un po' nella vostra vita, picchiatevi con qualcuno, passate anche una giornata, se volete 70% su tutti i miei prodotti in descrizione. Ciao campioni, buona serata.